La parola del giorno è futuro. Perché per parlare di futuro ho scelto un quadro di Fontana? Tra l'altro uno dei quadri più discussi, un quadro famosissimo sicuramente, che si chiama Attesa. È uno di quei quadri che spesso viene utilizzato come esempio tipico per l'arte contemporanea e per soprattutto dire che l'arte contemporanea non ha senso. Nel dire potevo farlo anch'io. Ecco, in realtà, perché noi ci fermiamo a vedere la superficie delle cose e quindi apparentemente sembra un quadro molto semplice che potrebbe fare chiunque. Il gesto di Fontana, apparentemente appunto molto semplice, di tagliare una tela, in realtà è un gesto molto rivoluzionario. Per secoli la tela per il pittore è stata il supporto per cercare una terza dimensione, quindi attraverso per esempio la prospettiva. Con Fontana invece la terza dimensione sta dietro la tela e il semplice gesto assume un significato molto più importante. Fontana cosa fa? Apre un taglio deciso, netto, sulla superficie bidimensionale della tela e ci trasporta in un'altra dimensione, apre una terza dimensione dietro la tela del quadro. Quindi si apre un varco dietro la tela, è uno spiraglio da cui Fontana ci fa intravedere le infinite possibilità del futuro. Cosa c'è dietro? È questo che poi è alla base, la domanda che è alla base della ricerca di Fontana. E noi come lo vediamo il futuro? Come un'infinita serie di possibilità o come un qualcosa che ci fa paura?